Domenica si terrà la giornata nazionale in ricordo delle vittime sul lavoro, a cui aderisce anche Anmil di Piacenza. Nella nostra provincia 5 morti nei primi 6 mesi dell'anno e boom di malattie professionali. Convegno sui malati oncologici, proposto lo studio di una specifica normativa che li possa tutelare. Un veicolo ogni 4 che circola sulle strade piacentine è privo di assicurazione, addirittura il 61% dei motocicli, lo rivela l'Osservatorio per l'Educazione alla Sicurezza Stradale dell'Emilia-Romagna. La CNA di Piacenza ha festeggiato al Collegio Alberoni i 50 anni dell'associazione che riunisce gli artigiani piacentini iscritti, passati dai 12 degli inizi ai 1300 attuali. Torna questa sera alle 21 nel Mirino la trasmissione condotta dal direttore di Tre Libertà Nicoletta Bracchi, primo ospite in vista della mini adunata il presidente degli Alpini Piacentini Roberto Lupi. Dopo l'assurdo verdetto che le è costata l'eliminazione ai punti dai mondiali di Russia nel TGL Sport, lo sfogo della pugile piacentina Roberta Bonatti. Basta tabellini politici. Alle 20.30 torna Zona Sport.